A te vogliamo chiedere anche noi esattamente come dice questo canto. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te, la mia fede in te, la fede che assorbiamo dalla parola del Signore, che è una vitamina, è un concime per la fede, perché la fede viene dall'udire la parola del Signore, noi la udiamo. Più la mettiamo in pratica, perché poi nella nostra vita deve diventare parte della nostra quotidianità, deve diventare il nostro stile di vita. Questa è la verità. E ci dobbiamo muovere così. Di conseguenza così cresce la fede ed è la fede di Dio. Perché si chiama di Dio? Perché viene dalla parola di Dio, perché viene alimentata dallo Spirito Santo. Quella misura che noi abbiamo, noi abbiamo una misura di fede, dice la scrittura. Poi ce n'è un'altra misura che è senza misura. Quella è il dono della fede che viene dallo Spirito Santo. Quando entra in azione, quella succedono cose dell'altro mondo. Capito? E si muove in un modo potente che ti fa prendere paura. Dici, oh, ho solo pensato e già è successo. Non so se nella tua vita ti è capitato qualche volta che hai solo pensato una cosa. Sa, hai visto subito la risposta. Ecco, quella è la fede di Dio. Non ti sei manco espresso. Ma tu dici, ma fratello, ma tu che dici? Può essere questo? Eh sì. Ti voglio ricordare un episodio biblico, così la Bibbia ci aiuta sempre. Quando Gesù andò e risuscitò Lazzaro, che preghiera fece? Tutto dentro. Padre ti ringrazio che sempre mi esaudisci. Lazzaro vieni fuori. <ride> che bello. Gloria al Signore. La fede di Dio. Signore aiutaci. Però per andare avanti vogliamo... Pregare il Signore perché sempre abbiamo bisogno della presenza dello Spirito Santo perché se no non abbiamo luce. Tu dici ma io conosco tutti i versi, no, noi abbiamo bisogno della luce per quello che stiamo leggendo e stiamo meditando perché diversamente siamo al buio, abbiamo tutto quello che avevamo ma non lasciamo entrare nulla di quello che deve entrare e perciò ne abbiamo bisogno. Se noi non andiamo e non facciamo così, noi possiamo leggere, impariamo tante cose letterali, le impariamo e le conosciamo, però non sono fresche come quelle che ci mette ogni volta lo Spirito Santo, perché noi ci siamo formalizzati in quello che sappiamo. È come se il nostro cuore dicesse io già sto a posto. Conosci di quei credenti che quando gli parli del Signore di qualche cosa, loro già sono a posto, già uff, tutto a posto tu non gli puoi dire niente, perché non è che se tu hai un'ispirazione, una parola che viene da parte del Signore, perché gli serve, no, loro sono già a posto e perciò quelli non ricevono niente, perché quando, no, quando loro dicono, guarda, hai sentito parlare di muri, il muro nel regno dello spirito, è che quando tu ti opponi subito, col cuore o con le parole, lo Spirito Santo non, ti, non, ti può fa, non ci può fare niente più, perché tu hai chiuso subito la porta. Quando mi vedi a me e, e non apri la porta alla parola e ti chiudi, hai chiuso la porta per entrare la parola. Di conseguenza cosa, cosa ti resta dentro? Quello che avevi. Cosa ci entra di nuovo? Niente. Perciò abbiamo la predisposizione. Dobbiamo avere la predisposizione di ascoltare, ascoltare, ascoltare. Poi passa nel filtro del discernimento con l'aiuto dello Spirito Santo e valutiamo se quella parola è per noi, se non ci serve passa all'altra parte. Deve passare sempre prima attraverso il filtro dello Spirito Santo. Nella stanzetta dove si fa il pare dispari per sapere se quella vocina mistica dice sì o no. Preghiamo insieme, Signore, che lo Spirito Santo possa veramente parlare attraverso la Sua parola. Un'altra cosa che devi fare, ti devi togliere gli occhiali di alcuni versi che li conosci già, come dire che se quel verso l'hai sentito anche dieci volte da stamattina. E pensi che quando lo rileggiamo già sai tutto, quella è una chiusura allo Spirito Santo. Se invece sei aperto, aperta, lo Spirito Santo ti dà l'undicesima interpretazione. Pensa a ogni verso e molte volte ogni parola, da quelli che hanno studiato la Bibbia: si possono ricevere 70 rivelazioni diverse, ogni verso. Se noi ne abbiamo uno e vogliamo conservare solo quello, restiamo sempre con quello e non riceviamo niente più. Siamo come quelli che dicono, quando non sanno una cosa, che io già la so. Tu magari gliela vuoi dire e così non se la prendo. E che succede? Il proverbio dice, chi non sa e dice di sapere, ha perso l'occasione di imparare. Hai capito bene? Preghiamo insieme il Signore. Signore, noi veniamo a te perché realmente la tua parola che dice, senza di me non potete fare nulla, noi ripetiamo proprio questo. Senza di te, Spirito Santo, noi non possiamo fare nulla. Perciò... Invochiamo la tua divina presenza e ti chiediamo di influenzare tutto il nostro essere, la nostra vita, il nostro corpo, la nostra testa, la nostra casa, la nostra famiglia, le cose che facciamo e tutti insieme così come siamo, nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria al Signore. Oggi vogliamo parlare di un messaggio che è intitolato Pasturare pastura le mie pecore. Ricordi questa cosa? Gesù glielo chiese tre volte perché aveva bisogno di far comprendere a Pietro che pasturare le pecore, pascere gli agnelli non era una cosa che si va avanti così e te li porti dietro. No, ci vuole la passione. Devi avere una grande passione. Tre volte glielo chiese alla fine, all'ultima volta capì cosa voleva dire il Signore. Benedetto sia Dio. Leggiamo questo verso in Giovanni 21,16. Mettiamoci un poco di attenzione, perché questo non vuol dire che serve solo ai pastori. Ogni credente come nasce di nuovo deve cominciare subito a distribuire attraverso la testimonianza. Certo che se uno accetta il Signore oggi e vuole fare il maestro, l'insegnante, allora no. Però come primo punto anche quello vuol dire raccontare la sua testimonianza con la speranza che l'altro faccia almeno un'esperienza con Dio. Perché la nostra crescita spirituale dipende da come noi subito mettiamo in moto quello che abbiamo, la testimonianza. La nostra testimonianza alimenta, energizza la nostra vita perché quando abbiamo bisogno di parole per dire anche se non sappiamo niente, lì diamo l'occasione allo Spirito Santo di parlare per noi. Perché proprio quando non sappiamo niente, ti devo dire una cosa importante. Ci sono dei credenti che quando gli dici di pregare, non hanno mai pregato o hanno il carattere che non si sentono di farlo. Però quando non si possono tirare indietro, pregano. E sai che belle preghiere ne escono? Non escono quelle professionali, escono delle preghiere fatte col cuore, perché quel credente è sincero, per pregare nella posizione che si trova, comincia a pregare prima a Dio che gli dia che cosa deve dire. E poi mette fuori quello che gli viene. Quella preghiera di chiedere a Dio chiede l'intervento dello Spirito Santo. E la bocca che cosa fa? Proferisce quello che viene dallo Spirito Santo. Lei non sapeva pregare, lui non sapeva pregare. Era lì tanto stressato che non sapeva come doveva fare. Però lì è intervenuto lo Spirito Santo perché ha gridato a lui con tutto il cuore. Signore, mi tremano le gambe. Mi si ferma la bocca, ho tutto un tremore addosso, sono davanti a una platea, sono davanti a una persona, come devo fare? Quel senso di disperazione, di non voler restare imballato, ti fa cercare il Signore col cuore, manco te ne accorgi e lì viene fuori una preghiera bellissima, ti accorgi che non è professionale, ma ti accorgi che è sincera. Non sono tutti punti e virgola qua e là uguali, sai come si usa, ci sono i professionisti della preghiera che li fanno sempre oh con quella voce come se che sembrano quelli nel film di Mosè quando Dio chiama a Mosè, oh Mosè. Queste cose qua sono tutte apparati che non so quanto tempo servono. Leggiamo Giovanni 21,16. <coughs> gli disse una seconda volta Simone di Giovanni, mi ami tu? E gli rispose, sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù le disse, le disse pastura le mie pecore. E il primo dovere è pasturare le pecore. Le pecore, gli agnelli, insomma, no, quando noi trasmettiamo qualcosa della nostra testimonianza, noi stiamo alimentando la persona che abbiamo davanti. Sempre un nutrimento è. È come dire che se mangi a tavola fai una bella mangiata. Ma se uno ti dà un panino, un fico, una frutta, pure mangiare è. Non è quella fatta a tavola, ma sempre è nutrimento. Perciò, come il Signore ti salva e senti che hai dato il tuo cuore al Signore, cominci a fare delle esperienze che subito li devi trasferire. È un senso come dire: stai pascendo, sei un agnello che pasci gli altri agnelli. Che bello, cresci in un modo speciale perché tu dai spazio allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è nel nos nella nostra vita. Come qualcosa che ci mettiamo dentro e ci mettiamo il tappo. È vita. Uff. E noi dobbiamo alimentare. Pietro aveva capito. Quando capì, non si fermò più. Pensa che dopo la discesa dello Spirito Santo, nei primi dodici capitoli, narrano tutto ciò che Pietro non si fermava più aveva compreso che cosa? Pecore, agnelli, pastori, non, ce, non ci lasciava nessuno. Perché quando noi abbiamo questo desiderio di trasferire ciò che il Signore ha fatto e fa nella nostra vita, lì abbiamo l'azione dello Spirito Santo che si muove. È come quando tu forzi una macchina per arrivare a 80 km orari. A 80 km/h si apre il secondo carburatore e arrivi a 160. Se tu non arrivi a 80, non parte il secondo. E allora la macchina sta al massimo, consuma, ma cammini a 80. Come fai? 85, parte il secondo carburatore. Quando tu desideri di voler onorare il Signore attraverso la tua testimonianza... Entra in azione lo Spirito Santo, tu apri la bocca e lui ti la riempie. E questo te la riempie di cosa? Di parole che devi dare. Stai dando da mangiare a un agnello, a una pecora, a un pastore. Va bene? Pietro per 12 anni, fino al capitolo 12, ci narra l'ubbidienza di questo mandato. Nel verso 15 dello stesso capitolo che abbiamo letto, parla degli agnelli, comincia con gli agnelli il Signore, poi le pecore, grandi. Le pecore grandi, pasci i miei agnelli, vedi? Le pecore grandi sono quei cristiani maturi. Quando Gesù dice pastura le mie pecore, vuole dire affezionati curarle cioè non ti metti solo avanti e fai il fischio no li curi ci stai in mezzo devi prendere passione più ce ne sono più li conosci per nome tutto sembrano tutti uguali a chi passa ma tu li conosci tutti piccoli e grandi Nell'epistola agli Ebrei, nel capitolo 13, verso 20, parla del grande pastore. Gesù era il pastore quando era in terra, qui parla del pastore in cielo. Ora il Dio della pace che, in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù. Come il grande pastore ha versato il suo sangue, abbiamo letto che il patto nel sangue per le pecore, hai capito bene? Nel sangue c'è la vita, ciò vuol dire che il pastore che stiamo leggendo, grande pastore, è arrivato a dare la sua vita per le pecore la passione è così grande il grande pastore che ha versato il suo sangue cioè la vita per comprare le pecore per lavare col suo sangue le pecore e curare cioè pasturare vedi Gesù è proprio questo che ha fatto quando dice a Pietro guarda hai capito tre anni che sei stato con me perché non aveva capito. Io sto per andarmene perché era dopo la risurrezione che Gesù parlava così a Pietro. Ricordati l'esempio che ho dato negli ammaestramenti e fino a pagare il prezzo per le pecore, il sangue, la mia vita, per lavare. E sono diventate le mie pecore. Signore, aiutaci. Curare, pasturare. Pietro tra gli insegnamenti dei tre anni e la vita pratica dopo i tre anni senza Gesù ma con lo Spirito Santo. È stata una carriera tremenda perché lui aveva capito il segreto per portare anime al Signore. La profezia che gli era stata data, diventerai pescatore di uomini, e nella prima retata pescò 3.000 persone che si battezzarono. Lui vedeva adempiere le parole del Signore e più non si fermava. Ora, quando lui parla, non tira fuori da qualche armadietto un libretto per leggere qualcosa. Lui parla perché lui lo vive e la sua vita, la sua vita è pasturare con tutta la passione, giorno e notte, carcere, qualsiasi cosa, pasturare, pasturare. In primo Pietro 5.1, lui poi ha scritto, intorno al 60 d.C., ha scritto questa lettera. Esorto dunque gli anziani che sono tra voi. Ora lui anziano parla agli anziani. Io che sono anziano con loro e testimone, testimone delle sofferenze di Cristo per le pecore, parla agli anziani, parla ai pastori e presenta Cristo come esempio e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Lui parla agli anziani pastori, presentando Cristo il, pasto, il pastore eh, sommo pastore, facendo comprendere, guardate, che fare il pastore. Io che sono stato con Gesù, e poi, prima di salire al cielo, mi ha detto così, quando si è risvegliata la mia coscienza di quello che voleva dire, io ho capito. E da quel momento, allora adesso, dopo una trentina d'anni, che poteva avere 63-64 anni quando ha scritto questa lettera, mettiamo insieme, se avevo 30 anni quando sono partito, 30 anni ho fatto esattamente quello che il Signore Gesù mi aveva detto, che cosa ho fatto? La mia vita è realmente un pastore, non come sommo pastore, ma io ho capito come devo servire il Signore. Ora parla agli anziani e dice, sono anziano e testimone di come Cristo ha fatto. Leggiamolo insieme, esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Passiamo al verso 2. Ancora continua. Cioè lui vuole lasciare un'impronta della sua vita vissuta mettendo insieme un po' di parole come lo Spirito Santo lo guida. Pascete il gregge di Dio, pascolate, pasturate. Che è tra di voi? sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, per, non per vile guadagno, ma di buon animo. Cioè, fate anche voi così, pascete con, a, con affezione, pasturate con affezione, arginate l'indifferenza. Uno. Mm. Signore aiutaci. Arginate l'indifferenza e non siate spinti verso i facili guadagni e senza importi sugli altri. Rileggiamo questo verso, perché ci sono delle persone che si impongono sempre sugli altri. Pacete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, come l'esempio di Gesù, che io vi sto lasciando, non per vile guadagno, ma di buon animo. Leggiamo il verso 3, che ci aiuta a non pensare che questo è un messaggio per i pastori, questo un messaggio per i credenti perché quando fai una cosa anche se non sei pastore per degli interessi stai facendo qualcosa per un vile guadagno una volta un fratello per evangelizzare mi ordinò dieci cartoni di calendari non li ordinò lui perché non era un buon pagatore, aveva un sospeso dell'anno prima e il computer dice che non, se non si toglie il vecchio, le due bollette si litigano. Ha ordinato e sapeva che non c'erano, per non pagare ha pensato di dare l'indirizzo di un fratello nella sua chiesa. Ed avere un altro nome in archivio e poi ripetere l'operazione. Quando l'ho chiamato per il pagamento mi ha detto: Ma no, quello è il fratello. Il fratello aveva detto: Ma no, io l'ho dato al pastore. Ecco, abbiamo capito. Disse: Allora tu sei un imbroglione, tu sei un ladro, questo è un furto. No, ma sai, ma io ho una bella chiesa qui a Napoli, ho detto se tu sei così e le pecore li fai come te, puoi mettere un recinto intorno a tutto Napoli, sono tutti credenti. Ma io sono certo di una cosa che non mi preoccupa, perché Dio che ha visto le tue manovre, secondo te benedice a te o benedice a me? Quando noi mettiamo dei sotterfugi o pensiamo, macchiniamo dentro di noi, noi dimentichiamo che Dio ci vede. Come Giona due volte dice scappava dalla presenza del Signore, seconda volta scappava dalla presenza del Signore. Sembra un errore, no? Ma lo Spirito Santo, lo fa ripetere due volte perché stava dicendo che quel Giona non era che scappava per errore, era meditato, premeditato e, e gli successe quello che gli successe. Signore aiutaci. Leggiamo il verso 3 perché ci aiuta, non come dominatori di quelli che vi sono affidati. Ma come esempi del gregge, cioè manipolando, non manipolando le situazioni. Come esempi, lui aveva seguito Gesù. Quando scrive, si trova a scrivere tra il 65 e il 66. Cosa stava scrivendo? Stava scrivendo i tre anni fatti con Gesù. Prima che Gesù partiva gli aveva detto come doveva servire il Signore. E gli altri 33 anni li aveva spesi veramente a pasturare le pecore come Dio comanda. Quando lui parla è per la funzione che aveva d'anziano e quando doveva andare nei raduni di pastori la trovava di tutto e lui era un campione. Perciò dice: non dovete manipolare le situazioni, ma voi dovete essere esempi. Lui aveva seguito Gesù tra i 60 e i 70 anni dopo, no, 30 anni ne aveva già prima. Ora si trova vicino al traguardo alla chiusura della sua vita. È una lunga carriera. Perciò quando parla dai frutti che noi vediamo durante il percorso della sua vita. Non è uno che ci gira intorno, è uno che veramente pastura le pecore. Leggiamo il verso 4. E quando apparirà il supremo pastore? Eccolo qua, lui vede sempre quel supremo pastore che aveva dato la vita e che gli diceva ora pastura tu, riceverete la corona della gloria che non appassisce, ma non vuole, qui lo troviamo ancora, che non vuole perdere la corona, ha proprio in mente il pensiero di un atleta, un atleta. cioè pressare senza sosta, sa che la corona viene data non se si partecipa nel... Nello stadio, ma se si corre ora nel campo del Signore, nella chiesa dove siamo, in quello che il Signore ci ha chiamato a fare, non è che se presenziamo, quando c'è il culto, certo va bene a presenziare, ma tutto il resto, non è che dobbiamo solo presenziare, dobbiamo gareggiare per fare il meglio che possiamo vuole partecipare perché ricevere, vuole ricevere la corona che viene data. Se non partecipa non si vince, perciò lui vuole vincere. Anche questo lo ha imparato da Gesù, che oltre a questa vita che gli stava dando gli insegnamenti, lui sapeva come aveva fatto Gesù per vincere e per raggiungere il posto che lui voleva andare. Che bello. Leggiamo in Apocalisse 3, 21. Dobbiamo avere una visione che ci viene data dallo Spirito Santo e noi dobbiamo seguire. La parola del Signore è una luce a lunga distanza e una lampada al nostro piede. Cioè dobbiamo camminare attimo dopo attimo con la visione chiara al Signore è dove ci chiama e perseverare nella direzione. Leggiamo cosa dice il Signore. Qui leggiamo: Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono a Sakamashan. Allora Pietro vuole arrivare a destinazione per rincontrare il sommo pastore come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Ha una visione chiara. Lui non ha studiato l'escatologia. Lui ha la visione chiara per rivelazione dallo Spirito Santo. Perciò non si ferma. Qui presenta il nostro sostituto, Gesù, che si era dato per noi come pastore. Lo presenta come davanti a noi che fa quelle cose che noi non possiamo fare. E lui sa che se non ha l'aiuto da colui che è sul trono, lui non raggiunge poi sul trono. Noi non possiamo fare da noi stessi per vincere. Anche noi abbiamo bisogno di dipendere da... Colui che dice, chi vince lo farò sedere presso di me, sul mio trono. Lui sa dove vuole andare e sa perché non si ferma. Anche noi. Leggiamo il verso 22. È bellissima la parola del Signore. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Bellissimo questo. Ora, se noi sappiamo tutte, non ascoltiamo lo Spirito quando ci parla, noi Chiesa del Signore, cosa impariamo? Quello che sapevamo. Perciò noi dobbiamo mettere dal canto per un attimo quello che sappiamo e ricevere ed assorbire più che possiamo. Poi quando li mettiamo insieme, lo Spirito Santo fa la distribuzione nel nostro organismo spirituale per fortificarci non essere solo teorici, ma anche pratici, con una visione chiara di una vita consacrata al servizio, con una visione che il pastore, il grande pastore è seduto sul trono per aiutarci a fare quelle cose che noi non possiamo fare, che diversamente non li possiamo fare. Mm. Lo 22, leggiamo il 22, chi ha orecchi da udire Oda, allora sembra che dice niente. No. Lo Spirito Santo sta dicendo torna a Cristo che ti aiuta a fare quello che non puoi fare tu. E Lui si adopera, ma il suo sguardo è sempre su colui che lo aiuta a fare quello che non riesce lui a fare. Lui è il pastore, ma il sommo pastore è colui che alimenta nella sua vita, perché l'esempio, la vita è quello che Cristo ha fatto, è un'alimentazione che glielo trasferisce e rafforza la passione per pasturare senza perdere di vista che tra qualche poco a 66 anni pensava tra qualche poco vengo da te perché quella è la speranza di ogni credente <ride> dicendo lo spirito santo sta dicendo torna a cristo che ti aiuta a fare quello che non puoi fare tu lo dice molto chiaro Leggiamo in Apocalisse 17,14. Gli eventi nell'Apocalisse non sono sequenziali, cioè che così come scritta erano a pezzi che sono stati messi insieme. Perciò il capitolo 17 potrebbe essere che l'ha detto prima o dopo, per questo è il modo che le cose sono andate. Perché i fatti venivano, si susseguivano, come è stato scritto il libro degli Atti degli Apostoli. Nel libro degli Atti degli Apostoli sono stati messi insieme quattro periodi di circa cinque anni, ognuno per sommi capi. Quando arrivi da uno spazio, da un ricco all'altro, è facile che sono passati cinque anni. Leggiamo in Apocalisse 17:14. Per non perdere la visione che dobbiamo avere. Dice: Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei signori, è il re dei re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Vedi Combatteranno contro l'agnello e l'agnello vincerà. Perché Pietro sa, e adesso sappiamo anche noi, e se non lo sapevi, adesso lo sai, perché egli è il Signore dei Signori e re dei re. E lui, tutto questo desiderio che lo porta a pasturare meglio le pecore con una passione tremenda è Proprio perché sa che il pastore, che gli ha detto, pastura le mie pecore lo deve reincontrare. Signore, grazie. Tu che visione hai quando servi il Signore? Che quello che stai facendo fa parte della corona che avrai dal Signore? O stai passando un po' di tempo così? Noi dobbiamo incontrare il Signore pure noi, e Lui. E il re dei re, è il Signore dei Signori, dice che saremo seduti insieme con lui e vinceremo, perciò noi dobbiamo perseverare. Pietro aveva la certezza di vincere, era disposto a tutti i momenti a cedere la vita e poi la cedette, però non si fermava fino a quando lo misero girato sotto sopra su una croce. Signore grazie. Questi sono quelli che vinceranno, abbiamo letto. Ora, nella prima epistola Pietro pensava che era vicino ed era pronto per la corona, pronto a morire, perché così viveva la sua vita ogni giorno, pressava per non perdere il filo e non perdere la corona e non perdere il premio. Signore grazie. Dio gli diede altri sei anni di vita però, ma dice: allora mo, che devo fare? Lui continuava a, continuava a servire il Signore. Però adesso, prima che me ne vado, ho fatto altri sei anni di esperienza. Scrivo una seconda lettera per cercare di incoraggiare quelli che restano e prospettargli i pericoli che ci sono davanti anche quando io non ci sono. Che passione. Signore grazie. Signore grazie. Che bello, che bello esempio. In secondo Pietro 3.1 leggiamo insieme. Lui dice perché ha scritto la seconda lettera. Non ci vuole fermare. Carissimi, e qui usa una parola meravigliosa, ha preso tanta affezione con questi agnelli, con queste pecore che pastura, per loro sono carissimi. Questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambi io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria. L'atteggiamento pastorale è ancora più forte perché lui dice carissimi, signore aiuta. Ed è Pietro pieno di preoccupazione per gli agnelli e per le pecore, perché lui pastura l'uno e l'altro. Leggiamo nel verso 2 come ci aiuta a vedere questo zero che non manca a questo che Gesù gli ha detto vedi, questa è la cosa più importante che devi fare. Devi Pascolare gli agnelli, le pecore, le pecore, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti. È il comandamento del Signore, che lui era stato insieme, aveva mangiato e bevuto dopo la sua risurrezione, è salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Ora sa che lui ha un ministero ma che è limitato di fronte al ministero di tutti messi insieme, gli apostoli. E non dice ascoltate solo me, dice guardate che io ne ho un pezzo, quell'altro ne ho un pezzo, quell'altro ne ho un altro pezzo, ricordatevi, non solo cosa vi dico io, ma cosa nell'insieme noi che siamo stati chiamati e che stiamo pasturando, secondo ci ha detto il sommo pastore, Mettete il meglio che potete per ripetere l'esempio che avete ricevuto, perché noi quello stiamo facendo. Che bello, Signore. Grazie. Un atteggiamento pastorale ancora più forte, carissimi, ed è pieno di preoccupazione per gli agnelli e le pecore. Leggiamo il verso 2 come questo zero aumenta, perché quando cominciamo a camminare con il Signore, più camminiamo con Lui e più abbiamo equilibrio. Il cristiano è come andare in bicicletta, tu o cammini lento o forte, resti in equilibrio, se ti fermi devi restare con i piedi per terra, perché non resti in equilibrio, il credente, se non cammina più lento, o meno, o più, non resta nell'equilibrio spirituale. Sì, perché così è. Leggiamo il verso 2: Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti, il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli per i pericoli che sono davanti al gregge la sua passione non è distribuita solo su quelle che pastura la distribuisce sugli altri che pasturano e prospetta quelli che devono crescere per far comprendere i pericoli che ci sono lui ha una grande esperienza spirituale sa che cosa c'è davanti alla rivelazione divina, alla guida dello Spirito Santo e lo Spirito Santo lo guida per far vedere a coloro che poi seguono, quando magari lui non ci sarà più, come per noi, lui non c'è più, però c'è ciò che lui ha scritto per la guida dello Spirito Santo che serve a noi e ci fa vedere come noi non ci dobbiamo fermare. Per i pericoli che sono davanti al gregge. Leggiamo nel verso 3, dice un'altra volta, carissimi. La passione aumenta quando noi ci muoviamo e cominciamo ad avere uno stile di vita cristiano a mano che cresciamo. Leggiamo il verso 3 che ci aiuta ancora. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi tempi verranno schernitori beffardi i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Ora fa vedere i pericoli che ci sono davanti. Un pastore deve sapere, noi se tu anche sei, vieni salvato oggi e parli ad uno che non sa niente, tu sei già un passo più avanti di quello che ancora non sa niente. Quando tu comunichi, quando parli, quando dai da mangiare quel poco che hai, stai nutrendo delle pecore e sei, stai facendo la funzione di pastore, così man mano cresci. Puoi avere anche poco, ma se tu dipendi dal pastore, avrai tanto e vedrai quante meraviglie tu vedi. Quel povero ragazzo, o quel bravo ragazzo che era in mezzo alla folla, che aveva quei pochi pani e pesci. Era poco di fronte alla folla, però questa disponibilità che lui aveva, come gli chiesero chi ha qualcosa, lui fu colui che disse: Sono io che ho. E Gesù disse: Portatemelo. Quando passa per le mani del Signore, il Signore ti rende una, una persona che quel poco che hai soddisfa le esigenze del momento a quelli che sono insieme con te. Perché se non c'è nessuno che testimonia di Cristo e ci sei solo tu, che ti sembra poco, ma quello, quel poco è il massimo che ci può essere, perché se no ci sarebbe proprio niente. Mm. Quel poco di luce. Leggiamo nel verso 14. Signore, grazie per la tua parola. Continua sempre con lo stesso ritmo di voler vedere risultati. Leggiamo il verso 14. Secondo Pietro, capitolo 3, verso 14. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di, non è, di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace che cosa dice? ogni credente personalmente quando Cristo torna ci dobbiamo far trovare nella pace ma noi viviamo in un mondo burrascoso ma noi la dobbiamo coltivare possono succedere incidenti di percorso che però con il Signore Rinsaldiamo la pace che sopravanza ogni intelligenza e la pace di Cristo conserva i nostri cuori per andare avanti. Se invece noi non abbiamo la pace, parliamo, ma che diciamo? Signore, aiutaci, diciamo parole. Ogni credente quando torna Cristo, torna ci, ogni credente quando Cristo torna, ci dobbiamo far trovare nella pace nel verso 17 abbiamo letto carissimi e non si ferma carissimi dovete stare in allerta leggiamolo voi dunque carissimi sapendo già queste cose li ha costruiti al punto che sanno tante cose già state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scelerati e scadere così dalla vostra fermezza. Dovete stare in allerta, prestando attenzione, non solo dai falsi insegnamenti, insegnanti o insegnamenti. Menti vuol dire mente, che negli insegnamenti ci sono delle cose che vengono dette mentirose, cioè perché la mente ci tradisce, quando parla la nostra mente sono insegnamenti nostri, noi dobbiamo acquisire gli insegnamenti che vengono dalla parola del Signore, ma vagliati dallo Spirito Santo, perché se no gli diamo un'interpretazione sbagliata e mentiamo, come dire insegna, mentiamo, invece dobbiamo insegnare, e non mentire, Signore aiutaci, ma anche da non ingannare noi stessi. Egli dice: Noi possiamo essere ingannati dagli altri, possiamo essere ingannati dai fratelli, dalle sorelle, da, dal mondo che ci circonda e tante volte ci lamentiamo che ci hanno ingannato perché noi pensavamo diversamente e invece siamo restati ingannati. C'è un altro pericolo che la scrittura stamattina ti propone e mi propone, devo stare attento anch'io, perché io sono come te. Leggiamo insieme in Giacomo capitolo 1 verso 6. Dice così: Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Qua non è che ci ingannano gli altri, ci inganniamo noi, perché pensiamo, abbiamo fatto i calcoli sbagliati. Noi abbiamo fatto i calcoli a modo nostro, ma non secondo Dio. Abbiamo voluto fare dei calcoli esterni come li abbiamo espressi, ma dentro abbiamo altri calcoli e ci inganniamo noi stessi. E c'è anche un altro pericolo. In primo Corinzi, capitolo 15, verso 33, dice che dobbiamo, non vi ingannate, un'altra volta, qual è? Qual è il posto che possiamo ancora essere ingannati? Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie possono esercitare una influenza malefica che ci inquina no, la mente e una volta che la mente è inquinata deve essere purificata. E per essere purificata ha bisogno della parola. La parola purifica il nostro cuore e dello Spirito Santo, ma abbiamo bisogno anche della purificazione costante del sangue del Sommo Pastore che ha dato per noi. E così facendo abbiamo dentro di noi da voler incontrare questo Sommo Pastore, se no perdiamo. Le cattive compagnie possono esercitare un'influenza malefica che ci inquinano mente, anima e corpo e manco ce ne accorgiamo. Noi possiamo essere dei precisucci qui, attendo qua, sembriamo dei farmacisti e poi in altre cose spaziamo e perdiamo tutto l'olio. Che il Signore ci vuole dare. Stiamo attenti e attenti, qui vogliamo misurare tutto con precisione e poi apriamo la porta a compagnie, a pensieri, a inquinamenti che bloccano la nostra crescita spirituale. Come per dire, respiriamo dove non c'è ossigeno e di conseguenza scemiamo sempre di più. E ci viene meno la vita. E allora dobbiamo sapere che se quell'ambiente non c'è l'ossigeno spirituale necessario, dobbiamo lasciare l'ambiente, perché se ci restiamo dentro, leggiamo cosa dice questo verso, lo rileggiamo un'altra volta. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, molti pensano di superare. Ma è proprio così, un poco alla volta. Signore, aiutaci! Veramente, dobbiamo stare attenti perché la crescita deve essere sana, come abbiamo letto in secondo Pietro 3,17: dice così. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati. E scadere così dalla vostra fermezza. Diventiamo superficiali. Il vento tira così e andiamo di là. Il vento tira così e andiamo di là. E di conseguenza non abbiamo la stabilità che Dio richiede. Ma Dio, fin dal capitolo 17, verso 1, quando aveva fatto degli errori Abramo, Dio gli apparve e disse cammina in mia presenza io sono Dio cammina in mia presenza e si sì integro ma come un uomo come quello aveva fatto degli errori eh certo perché Dio gli parlò dopo che mandò il figlio della serva il figlio della serva non era nel programma di Dio Dio rattoppò dopo perché comunque era figlio di Abramo ma quello è un desiderio di lui e di Sara, non sappiamo chi dei primi fece questo. Leggiamo insieme come continua. Secondo Pietro 3, 18, dice così, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. <ride> A lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Lui, nonostante restava sulla terra e continuava a combattere, non perdeva mai la comunione con colui che faceva quelle cose che non poteva fare lui. Servire il Signore, se lo vogliamo fare da soli, no. Noi dobbiamo avere sempre un filo continuo che viene per alimentare. Tu dici ma un filo che fa? Beh adesso ci sono le, le macchine elettriche, prova a non mettere il filo, quando vai lontano. Questo, se non controllo la batteria ogni giorno, tra poco mi si spegne e pensa che io sto comunicando a 200 km di distanza che c'è la regia per fare questa, questa diretta. Ma se si scaricano le batterie, noi non ci vediamo più, fratello. Io non posso più parlare, perché se mi muore questo, tu non mi vedi più e non puoi più ascoltare niente. Queste piccole cose noi ci aiutano a comprendere. Ricordati che Gesù parla delle cose naturali per spiegare le cose del regno di Dio. Le cose naturali ci fanno comprendere le cose del regno di Dio. Leggiamo questo verso, secondo Pietro, 13,8. Dice a noi, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora e in eterno. Come dobbiamo crescere noi? Guardando al Signore, dipendendo dal Signore. Tu dici, ma dov'è? Io non lo vedo. Ma Lui ci ha dato lo Spirito Santo che lo sostituisce in tutto ed è dimorante nella nostra vita. Il perseguimento della maturità cristiana ci rende stabili, fruttiferi nella sua opera. Pietro aveva già parlato di questo nel capitolo 1 della stessa epistola, nel verso 8, e dice così a noi oggi. Leggiamo insieme. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, muoversi con passione per fare quello che il Signore ci ha detto di fare, alimenta la passione nel nostro cuore. E permette allo Spirito Santo di avere le idee più chiare come lo dobbiamo servire. Diversamente, se restiamo statici e fermi, se io lo lascio a qualche parte questo, e mi dimentico pure dov'è, oppure che mi ricordo, ma non c'è l'alimentatore, sai cosa succede? Che non solo non lo posso usare. Ma non lo riescono neppure a trovare. Noi dobbiamo comprendere queste cose perché ci va di mezzo il nostro premio eterno, la nostra vita eterna. Perché dici tu dici questo fratello? Perché se si poteva fare diversamente Pietro ne avrebbe approfittato, e invece Pietro aveva capito una volta perdonato. Da quando alla crocifissione il gallo cantò e ricominciò la sua vita con Cristo e Cristo gli parlò seriamente dopo la risurrezione, Pietro non si fermò mai più. Anzi ho detto del gallo, ma c'è una leggenda che dice che durante il percorso della sua vita, per l'impressione profonda, che restò nella sua mente, che il gallo aveva cantato e lui aveva, lui aveva rinnegato e il gallo cantò, si dice che nella, nelle leggende ebraiche, che dovunque andava a predicare l'Evangelo, nelle masserie dove c'erano contadini, quando sentiva quando un gallo cantare, si inginocchiava si metteva a piangere e chiedeva perdono al Signore. Il Signore lo aveva perdonato, ma era restato nella sua vita quel timore di venir meno un'altra volta e così continuò fino a destinazione. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, nel nostro stile di vita, vi non vi renderanno né pigri. Né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. E anche oggi, grazie siano rese a Dio, ci ha dato l'occasione di mettere un altro pezzo, un'altra porzione della Sua parola nel nostro cuore che ci aiuta a cambiare il nostro stile di vita perché. La parola fa proprio questo nella nostra vita. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per questi insegnamenti pratici che non ci permettono di dire già so tutto, già ho fatto tutto e poi ci perdiamo per strada. Aiutaci con passione ad impegnare con passione, Signore. Non da fare con passione, ma con la passione. Continuare a servire te e che la nostra vita diventi un continuo servizio a te per avere costantemente alimentazione e luce per camminare con te. Ti ringraziamo Signore. Benedici ognuno di noi che siamo insieme in questo giorno. Alimenta ogni cuore che siamo stati alla tua presenza e dà luce di quello che serve, quei pezzettini che servono ad ognuno di noi. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo e a te rendiamo lode, onore e gloria, Re dei Re e Signore dei Signori, ora e sempre. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto dei le versi che ti hanno parlato se fai una foto sulla televisione ci metti un po' di tempo te li vai a ripassare vedrai che troverai esattamente quello che abbiamo detto anche con parole diverse però lo stesso significato Pastura le mie pecore Giovanni 21:16, Ebrei 13:20, 1 Pietro 5 da 1 a 4, Apocalisse 3, 21 e 22, Apocalisse 17, 14, Secondo Pietro 3, 1 a 3, Secondo Pietro 3, 14, 3, 17, Giacomo 1, 16, Primo Corinzi 15, 33, Secondo Pietro 3, 18, Secondo Pietro 1, 8. Ebbene? Dio piacendo, ci vediamo stasera con altri quattro pastori alle ore 19.30 e condividiamo altre porzioncine della parola del Signore. Non ascoltare soltanto quelle cose che ti diventano chiare, cominciale a mettere in pratica nella tua vita. Non quelle cose che non puoi fare, quelle cose che puoi fare. Ed arrivi al limite delle tue possibilità, con la forza, con la volontà, con il piacere di onorare il Signore. E quando noi onoriamo il Signore, così, la Sua parola ci dice un principio che funziona a meraviglia: Io onoro quelli che mi onorano. Mettiamoci nel cuore di onorare Dio. Intorno a noi succederanno tante cose sempre, ma quello che è importante è che il nostro cuore è desideroso e vive alla luce di ciò che Dio ci fa sentire. Perché non solo ci fa sentire alcune parti che servono a noi, ma ci fa vedere anche altre cose che servono per gli altri. Perché lo Spirito Santo fa questo. Ebbene, ti voglio ricordare anche un'altra cosa oggi. Siamo all'inizio del mese e questa è un'opera di fede. Se il Signore ti ha messo nel cuore o ti mette nel cuore di sostenere questa opera in due modi. Con la preghiera, sì, intercedere. Ti assicuro che noi ogni giorno, più volte al giorno, sosteniamo coloro che ascoltano la parola da parole di vita perché questo è il compito che il Signore ci ha dato non diciamo Signore benedici a tutto il mondo no arriviamo ai limiti della nostra vigna e preghiamo ti chiediamo di sostenerci con la preghiera perché il nemico cerca sempre di trovare qualche cosa e qualche volta ci riesce però noi Dobbiamo restare saldi nel continuare e perciò chiediamo sostienici con la preghiera. E l'altra cosa è sostienici anche con la parte finanziaria per sostenere le spese che ogni giorno ci sono. Ti voglio dare il numero di conto corrente postale. Se senti nel cuore di fare la tua parte, fa la prima possibile. Il numero è 3125709, intestato a parole di vita, dove c'è scritto causale metti offerta TV. C'è anche la Poste Pay, 5333 17 11 0762 3841. C'è anche un'altra possibilità, quella di poter fare un bonifico bancario. Qui devi fare una foto sulla televisione e poi ti ricopi i numeri. Puoi usare anche Paypal, Paypal. e guarda tu stesso le indicazioni, perciò c'è bisogno che tu fai una foto. Per le altre modalità, visita... Il sito www.paroledivita.org c'è scritto dona e va in automatico. Ebbene, ti voglio salutare, Dio piacendo. Ci vediamo questa sera alle 19.30, Dio piacendo, e insieme continuiamo ad edificare la nostra fede, la fede di Dio, la fede che viene dalla parola di Dio. Dio ti benedica, pace. A questa sera Dio piacento.